con dei ringraziamenti veloci, perché i ringraziamenti sono sempre noiosissimi per le persone che non ne sono interessate, cioè tutte, quasi tutte, ma però sentiti e di cuore. Quindi un ringraziamento alla Regione Lombardia che ci ospita, un ringraziamento ad Arte Utopia, a Luigi Pedrazzi, che prima amichevolmente mi ha presentato e con cui abbiamo lavorato fianco a fianco, e alla collezione Luigi Körliker, a Luigi Körliker in particolare, e a tutta la sua straordinaria equip, a cominciare da Valentina Rosazza, che è stata una compagna di viaggio meravigliosa, attenta, partecipe, competente, insomma il meglio che potevamo immaginare, ad Annusa Castro, e in ultimo ma non per ultimo Stefano Sbarbaro, che anche lui ha condiviso il progetto con grande partecipazione e competenze, a cui si deve in particolare il video che poi vedrete. Grazie naturalmente agli artisti, a Fernando De Filippi e Sergio Sari che sono qui, Umberto Mariani sta arrivando, alcuni purtroppo non arriveranno. Il tempo passa, cerchiamo di captare le testimonianze finché sono possibili. E dunque, esaurita questo esordio, mi scuso un po' troppo lungo, ma appunto di cuore, vorrei che tornassimo indietro un po', cari amici, direi dal 62. Il 62 che... direbbe la Paris, è due anni prima del 64, quando a Venezia, la Biennale di Venezia, sbarca la pop art americana, e per molti artisti è uno shock, non per tutti, alcuni hanno percorsi di conoscenza del pop precedenti o successivi, ma in generale la pop art americana si impone in quella biennale. Ma vedremo che poi per gli artisti, soprattutto che hanno lavorato a Milano e di cui questa mostra indica una campionatura consistente e interessante, è più importante il rapporto con, se mai, con la pop art inglese, che tra l'altro si vede qui a Milano in alcune mostre presso la Galleria Milano della scomparsa recentemente Carla Pellegrini, e presso lo studio Marconi. Si vede, appunto, ci si confronta con la pop art inglese, ma in generale la pop art degli artisti che lavorano, gravitano su Milano, è una pop art assolutamente colta, una pop art più aristocratica che plebea, che produce, che crea una pittura molto meditata, che anticipa il concettuale in larga parte, che usa sì il linguaggio della pop, ma per dire cose completamente diverse, per dire cose che si oppongono anche alla vulgata dominante. Ma dicevo, lasciamo stare il 64, arretriamo un pochino al 62, quando troviamo due dati significativi. Il primo è la pubblicazione di un grande romanzo di Luciano Bianciardi, La vita agra, che parla attraverso quell'agra indicibile che lui riprende da Fattori, la parola agra ricorre nelle carte, negli scritti di Fattori, e lui da bravo toscano, anche se di Grosseto piuttosto che di Livorno, lo prende, e racconta le contraddizioni della Milano del dopoguerra, della Milano del boom economico. Nello stesso periodo esce un articolo entusiastico, effervescente, su Epoca, che si intitola Questa è la Milano favolosa. E chi aveva ragione? Avevano ragione un po' tutte e due. È la Milano dei primi anni 60, in cui si finisce, per dare solo qualche dato, nel 1961 è terminato il grattacielo Pirelli, si termina il Paralido e così.